Oggi siamo qui a Perugia, presso la curia vescovile dove vive il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito e che rivolgerà a tutti i volontari di Progetto Famiglia un particolare saluto. Eminenza, grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Lei ha visitato una delle nostre oasi, esattamente l'Oasi Vergine del Sorriso, nel 2017 in una sua visita presso il Santuario della Vergine del Rosario a Pompei. Eminenza, le volevo chiedere quanto è importante oggi la testimonianza di famiglie che aprono le porte della loro casa, che fanno accoglienza, in modo particolare dei minori o delle donne in difficoltà. Intanto ringrazio il Signore per quell'incontro. Io non conoscevo la fraternità Emmaus e quindi non conoscevo la realtà delle vostre famiglie. E per me veramente fu un incontro che mi ha profondamente arricchito. Anche qui nella nostra diocesi abbiamo diversi segni di accoglienza, di carità. Ma qualcosa di specifico proprio per le famiglie e per i bimbi mi ha veramente riempito il cuore di gioia. Noi viviamo in un periodo in cui sappiamo quanto la famiglia è tartassata dal di dentro e dall'esterno. Quindi trovare delle famiglie che si allargano in un progetto poi che rientra nel matrimonio, perché quando due si sposano viene chiesto anche di essere aperti agli altri e agli amici. Quindi in fondo quello che voi avete realizzato è sempre il sacramento del matrimonio che nella sua spiritualità si allarga e in fondo quando l'amore è amore tende a rassomigliare all'amore di Dio, che è pura accoglienza. Sì, è vero. Eminenza, in 25 anni noi siamo nati attraverso i colloqui per la vita. Tutta l'azione anche di Progetto Famiglia è nata da un colloquio per la vita. E grazie a questo impegno di tanti volontari, oggi sono nati più di 1.000 bambini. Quanto è urgente oggi, in modo particolare nella sfida culturale, difendere, promuovere la vita nascente nel contesto in cui viviamo oggi? Questo dimostra proprio che la famiglia, che praticamente è l'icona dell'immagine di Dio su questa terra, perché Dio è una comunità d'amore, Dio è Trinità, è Padre, Figlio e Spirito Santo, la famiglia che allarga le sue tende, che fa la tenda più grande per accogliere, che si impegna per la vita, compie l'azione più importante e fondamentale che esista, perché Gesù dice: io sono la vita del mondo. Gesù è la pienezza della vita, ma anche ogni creatura che viene al mondo, che si affaccia alla vita, è il progetto più grande che Dio ha per l'umanità. Salvare una vita vuol dire salvare l'umanità. Salvare 1.000 vite vuol dire moltiplicare questo per 1.000 volte. La Bibbia dice che il nostro Dio è il Dio della vita e noi purtroppo viviamo in una società di morte per un motivo o per l'altro, dall'aborto che è appunto l'inizio della vita, quindi l'uccisione della vita all'inizio del proprio concepimento, fino a tutte le forme di violenza che noi poi troviamo nella società, ecco, contro la vita. Rispondendo anche ad un invito proprio di San Giovanni Paolo II, alcuni anni fa, sempre nell'ambito della Federazione Progetto Famiglia, abbiamo sviluppato anche un'attenzione sempre più
più crescente tra cultura della famiglia ed evangelizzazione della famiglia, perché c'è tanto bisogno anche, no, di avere degli strumenti anche culturali attraverso cui la famiglia possa fare un cammino di fede, possa educare i propri figli alla fede, i propri giovani alla fede. Su questo che cosa può dirci? Aveva ragione Giovanni Paolo II quando diceva: famiglia, cerca di essere quello che sei, perché la famiglia non è un'invenzione umana. La famiglia noi la troviamo all'origine dell'umanità, la troviamo nel momento creativo di Dio, maschio e femmina li creò. E poi disse: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, i due si uniranno e saranno una cosa sola. La famiglia è questa scintilla di vita umana e al tempo stesso divina. La famiglia è progetto di Dio. Quindi vuol dire che togliere alla famiglia quello che per natura le spetta vuol dire colpire direttamente il cuore di Dio, colpire direttamente il suo progetto. Fare famiglia, che è la vocazione di tutti gli uomini, perché ci ha creati per essere un'unica famiglia umana. Attraverso questi segni concreti, come la vostra associazione e anche altre associazioni, grazie a Dio, che abbiamo nella Chiesa, significa proporre un progetto che non è soltanto per venire incontro a delle necessità immediate, ma è il grande progetto di amore che Dio ha per tutta l'umanità. Perciò il vostro volontariato, che diventa una pura espressione di amore gratuito, è nella stessa linea dell'amore gratuito dei genitori verso i loro figli. Visitando le vostre case, io ho visto la stessa tenerezza per i figli degli altri che voi avete per i vostri figli. Ma sono vostri figli. Dio non distingue. Dio non distingue quali sono i vostri secondo la natura e quali sono i vostri secondo un progetto di adozione che supera le leggi stesse immediate della natura. Sono vostri figli, perché sono tutti figli di Dio. Questa è la grande testimonianza che voi date nella Chiesa e che mi auguro che la Chiesa accolga sempre di più, e che l'umanità sia anche trascinata da questi principi, che non sono una predica, un discorso, ma sono dei fatti e delle realtà stupende. Eminenza, la Chiesa ha dedicato un sinodo alla famiglia, adesso si prepara in continuità a celebrare un sinodo per i giovani. Quindi riparte un po' l'evangelizzazione dalla famiglia, ma tutto questo lei a livello pastorale, anche nelle parrocchie, che cosa significa secondo lei? Se noi sappiamo applicare l'Amoris Laetitia, che è il frutto di questo sinodo che è durato 2 anni, noi nella Chiesa, con l'aiuto del Signore, opereremo una rivoluzione copernicana. Perché il Papa, veramente, in una sintesi stupenda, ha ripreso tutto il Magistero fino ad ora sulla famiglia e ci ha aperto degli orizzonti stupendi. Accogliere. Ma nella parola accogliere c'è tutto. I coniugi che si accolgono, accogliere i figli, accogliere la vita, mai dire di no alla vita, accompagnare questi ragazzi che spesso li abbiamo ammessi al sacramento del matrimonio con 5 lezioni, 3 delle quali erano convenevoli, e che invece hanno bisogno di essere presi per mano in questa adolescenza che si prolunga fino a 30 anni, e accompagnati.
e accompagnati soprattutto dopo, perché le difficoltà cominciano poi anche dopo il matrimonio, quando si conoscono meglio e quando naturalmente c'è tutta una serie di problemi da affrontare. Integrare, dare noi come Chiesa tutto quello che manca alla piccola Chiesa domestica. La grande Chiesa, la Chiesa, che è fatta di tutte piccole chiese domestiche, perché anche la famiglia è chiesa, ha il compito di integrare, non sostituirsi, ma di integrare la piccola chiesa che è la famiglia. Il Sinodo ci ha aperto in tutti i sensi degli orizzonti meravigliosi. E la cosa grande che ha fatto il Santo Padre è come dire: adesso il Sinodo della famiglia continua. In che cosa? In quelli, come dice il Concilio, che sono i preziosissimi frutti e fiori della famiglia, i figli, i giovani, la loro fede, la loro vocazione. Quindi il sinodo della famiglia continua. Bene, un'ultima domanda. Eminenza vuole rivolgere un augurio paterno a tutti i volontari, gli operatori di Progetto Famiglia che in questi 25 anni hanno speso il loro tempo, hanno aperto le loro case, hanno investito le loro energie in questo progetto. Due cose dico ai volontari. Ogni forma di volontariato, soprattutto in ciò che riguarda il sostegno alla famiglia e alle creature umane, è una pura espressione di amore gratuito, e Dio premierà questo vostro amore gratuito. E l'apertura che voi avete nei confronti della vita sarà la vostra benedizione per sempre. Dice la Bibbia che chi prende per mano una creatura e l'accompagna verso Dio, un giorno quella persona risplenderà come una stella nel firmamento di Dio. Questi volontari che si prendono per mano tutte queste creature a cui danno vita, perché amore non vuol dire esprimere dei sentimenti o delle emozioni, amore non è dare qualcosa a qualcuno. Questi volontari che danno vita non solo brilleranno come una stella, ma brilleranno come una galassia, come una galassia luminosa nel firmamento di Dio. Credo che questo sia l'augurio più bello che gli possa fare. E lo faccio con le parole della Bibbia, tradotte e adattate alla situazione. Dio vi benedica. Grazie. E come dice appunto la Misericordia di Firenze, il Dio ve ne rende il merito.